ruolo, perché è il momento in cui ci sono, come in tutti gli anni, le graduatorie, le assegnazioni, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che c'è più tensione. Però io a tutti ho detto una cosa in grande onestà: chi mi chiedeva di cancellare il concorso straordinario, ho detto che bisogna rispondere con serietà e onestà, che quel percorso è in campo e quindi non è credibile, realistico che questa norma si cambi. Ma ho anche detto che appunto il Partito Democratico ha preteso che nell'accordo di maggioranza, che poi è stato votato dal Senato, ci fosse anche il riaprire finalmente una discussione seria sull'accesso al ruolo, la formazione iniziale, cioè il modo in cui si diventa insegnanti in Italia. Perché se voi andate in un consiglio di classe qualunque, divertitevi a farlo per i vostri figli o se avete qualcuno a scuola, e prendete gli insegnanti che ne fanno parte, gli chiedete come sei diventato insegnante, in media vi daranno 4 o 5 risposte diverse. Stesso mestiere, fanno la stessa cosa a scuola. Vi diranno con la SIS, col concorso, con il concorso riservato agli abilitati non selettivo, vi daranno 4-5 risposte diverse. E questo non è un bene, perché significa che in un arco di tempo di poco più di 10 anni noi abbiamo cambiato almeno 4 volte il modo in cui si diventa insegnante. Tu, quando hai iniziato l'università, forse volevi fare l'insegnante. Io, quando ho iniziato l'università, volevo fare l'insegnante. Quando l'ho finita è passato un treno del DFA, così, tra le altre cose, e l'ho fatto. Poi sono diventata parlamentare, la mia strada evidentemente è cambiata, ma in quei 5 anni dell'università io l'ho vista